Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi inizia un'altra collaborazione, sempre con Bibi Craft, e questo è un video unboxing. Vi faccio vedere quello che mi è arrivato. Questo mi è stato mandato da loro, questo l'ho acquistato io per avere più opzioni per fare video. E comunque sono stati gentilissimi perché non mi hanno fatto pagare le spese di spedizione, quindi sono bravissimi loro. E niente, ora vi faccio vedere quello che ho acquistato, che ho preso, che ho scelto. E vi metterò poi tutte le info sotto in descrizione. Mi raccomando, andate a vedere e a visitare il loro sito perché ha tantissime cose, guarda, bellissime, vi ci perdete. Bene, iniziamo con quello che mi hanno mandato loro. Allora, primo pacco. Io ho scelto queste perle, mi sono piaciute tanto, poi vedrò di farci dei video tutorial. Vedete, a me piace molto i toni dell'azzurro, e vi faccio vedere il codice. Il codice è questo. Poi ho scelto, dunque qui c'è tutto quello che con i codici che ho preso. Poi ho preso queste, vi faccio vedere il codice. Io le chiamo estensioni. Ora apriamo. Stacco il codice e lo metto qua, così mi ricordo tutte le volte che faccio i video di farvelo vedere. E queste sono, vedete, io le chiamo estensioni per i braccialetti, e ce ne sono di tre tipi. Sono bellissimi, guardate, in acciaio. Adesso vi faccio vedere. Questo è cuoricino. Vedete? In pratica questi si usano per fare gli allungamenti dei braccialetti, delle collane, di quello che volete. E qui, come ho detto, ne abbiamo di tre tipi. Questo ha l'ovale. Poi ho scelto queste, che sono separatori, diciamo, di perle, sempre in acciaio. Il codice è questo, e vedete, sono così. E li metterò, farò un bracciale. Come si usano. Poi c'è queste, che sono perline da tessitura, diciamo. Il codice è questo. Ora lo mettiamo qua. In realtà io le avevo prese perché avevo preso, dopo vi faccio vedere, dei cabochon, ma sono piccoli, non ho guardato la misura. Vabbè, queste le useremo
in altro modo, e poi ho preso questo, e il codice è questo. E queste sono anche queste pietre dure. Qui ci farò degli orecchini, mi piacciono molto, vedete? Mi piace molto così a goccia molto lunga. Il codice adesso lo stacchiamo e lo mettiamo qua per ricordarmi. Bene, questo è quello che mi hanno mandato loro, cioè che ho scelto io e l'ho avuto gratuitamente. Ora vi faccio vedere quello che ho acquistato. Questo è il foglio del codice di quello che ho preso. Teniamo qua. E ho preso questi chips, che il codice è questo. Vedete? Sempre in pietra dura, poi ve lo dico adesso, non mi ricordo. Mi sembra agata. Quindi queste, poi farò anche di questo il video tutorial. Queste a me sono piaciute tanto. Poi ho scelto queste, che sono di tutti i colori e sono bellissime. Il video non rende, a me piacciono tanto. Il codice è questo. Sono bellissime queste, mi piacciono da morire. Queste da fare un braccialetto o da mettere insieme a fare una collana ad altre perle, per me sono stupende. Poi magari vedo se mi piacciono tanto che vengono, viene fatto bene, me ne compro, anche perché da loro, come ho detto, a parte che sono gentilissimi e poi si compra molto bene. E infine ho preso queste, che vi faccio vedere il codice, questo. Però io non ho guardato la misura e in realtà di questi ne faccio ben poco, vedrò di fare qualche cosa. Erano cabochon, io pensavo che fossero un po' più grandi, invece sono così. Infatti la colpa è la mia, perché non ho guardato, sempre di lapislazzli, che a me piace tanto, e vedrò di farci qualche cosa. Vediamo cosa mi riesco a inventare, però sono belli, a me il lapislazzli mi piace tantissimo. Bene, questo è tutto quello che ho acquistato. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere la condivisione. Mi raccomando, andate a vedere il loro sito, perché hanno della roba stupenda. Vi ricordo che nel mio info box troverete anche un codice sconto che otterrete se fate un acquisto. Per ora è tutto e io vi rimando ai prossimi video con BB Craft. Ciao!